Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della rubrica Retro Zone. Io sono Ardil e oggi vi mostro il primo gioco in assoluto che abbia mai giocato, o almeno credo. Stiamo parlando di Alex Kidd in Miracle World di Sega, uscito su Sega Master System nel lontano 1986, ragazzi. Io ci ho giocato grazie al Sega Master System 2, uscito negli anni 90 in Italia, e direi presente praticamente integrato nella console questo gioco. Questo, ragazzi, è il... era la prima mascotte della Sega. Infatti prima di Sonic c'era questo gioco qua, che è davvero bello, un platform vecchio stile, però vabbè, vecchio stile per l'epoca era qualcosa di incredibile. Ci sono vari livelli, infatti se mettiamo start possiamo vedere la mappa dove sono situati tutti i livelli, e poi abbiamo anche l'inventario dove possiamo usare degli oggetti. Questo anello ci permette di... usiamolo, vai, vi faccio vedere. Ci permette di fare una mossa particolare. Eccola. Altro che Super Mario. Ecco, ed è la prima morte questa, ragazzi, dai. Ci può stare. Ok, ma... iniziamo... Lo scopo del gioco, appunto, è prendere questi sacchi di denari che dopo ci servono anche per acquistare dei potenziamenti o addirittura dei mezzi di trasporto. Adesso vedrete il perché. Troppo bello, ragazzi, questo gioco. Mi vengono in mente dei ricordi della mia infanzia. Ed ecco, adesso siamo praticamente nel secondo livello. No, secondo livello, nella seconda sezione del primo livello, possiamo dire. Ah, queste gemme ci fanno rallentare. Se becchiamo quelle bolle moriamo. Bellissimo. Bellissimo, ragazzi. Non so quanti di voi conoscano questo gioco, ma è veramente qualcosa di stupendo. Aiuto! Ecco. Per chi di noi è nato ed ha vissuto specialmente gli anni 90, sicuramente si ricorderanno di questo gioco. Bene, adesso prendendo quella torta di riso, abbiamo superato il livello. Questo è un negozio dove possiamo acquistare degli oggetti. Ok, acquistiamo questo. Quello non so cos'è. Acquistiamolo. Thank you. Cos'era? Boh. Ed ecco, abbiamo appena acquistato la nostra motina. Se andiamo a sbattere sulle palline rosse si romperà la moto. Bellissimo, eh? Ok, perfetto. Facciamo un salvataggio rapido visto che l'emulatore ce lo permette. Perché adesso c'è il nostro primo boss. I am Stoner, testa di pietra. Praticamente qui i boss si battono con un sistema molto semplice e molto divertente. Stiamo parlando della morra cinese, quindi classico carta forbici sasso. Molto bene. Mettiamo sasso. Olè! Adesso mettiamo forbice. Uhu, 2-0. Ecco qui, abbiamo sconfitto il boss. Adesso andiamo nel livello successivo, di nuovo sott'acqua. Vi facciamo un altro salvataggio per sicurezza.
Quel punto interrogativo, che cosa sarà mai? Sarà un oggetto o un mostro? Ah, una vita, perfetto. Perfetto. Quanto è bello questo gioco. Eppure, quanti anni sono passati? Cioè, se pensate che dell'86. Ho sbagliato. Ok, bisogna sconvincerlo da qua. Ah no, questo è invincibile. Ok. Speriamo di superare anche questo livello. Cavallucci marini, assassini. Per qua tendiamo sempre a salire. Quindi è anche difficile muoversi. Sta fatto veramente bene, ragazzi. Comunque il mio consiglio per chi non l'ha mai giocato è di provarlo. Tanto ormai si trova ovunque, su internet. I sacchettini sono piccoli. Nuovo livello. Penso che adesso possa bastare, dai. Guardate, io avrei preferito Alex Kidd piuttosto che Sonic come mascotte di Sega. Adesso? Ah, ecco, si rompe. Forse è meglio usare la nostra arma. Ah no, non ce l'abbiamo. Cos'è questo? Ah, questo è praticamente ci rende invincibili per un periodo limitato di tempo. Però siamo anche più lenti. Adesso sono cavoli. Ok, perfetto, siamo morti. Molto bene, abbiamo fatto game over. Noi qui, essendo un emulatore, possiamo ricaricare, però pensate all'epoca, come bisognava essere bravi. Non bisognava perdere nemmeno una vita per poter andare avanti, per poter finire il gioco. Non esistevano salvataggi. Ragazzi, questi sono veramente i giochi di una volta. Veramente divertenti. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace se volete, o un commentino per farmi sapere se anche voi avete provato questo gioco nella vostra infanzia. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.